Aspetta, mi devo mettere il caschettino. Benvenuti nel nuovo unboxing di Space Balls. Guarda, non ho ancora capito come si chiama questa rubrica. Ma cioè, in realtà lo la so, facciamo da tre anni della valle. Questo lo scarto io. L'hai già aperto. Ma è una pergamena. Ma non mi hai spiegato che cos'è la rubrica? No, vai Nelson, dillo tu al volo. Praticamente c'è una lista desideri Amazon dove gli iscritti possono comprare le cose e ci arrivano a noi. Quindi questi sono tutti i regali vostri degli iscritti che noi apriamo qui per ringraziarvi di cuore. Adesso la lista è vuota e rimarrà vuota per ancora un bel po'. Perché noi non siamo degli accattoni, accaparratori. Ma anche perché avevamo messo un sacco di pacchi da parte e li dobbiamo scartare, non ci siamo più. Vi faccio vedere quanti pacchi abbiamo da parte. Questi qua, quella lì è la torta della zia di Frank che non c'entra, è rimasta lì per sempre. E poi ne abbiamo anche dietro al set. Cioè, Frank che giustamente protesta. Magari l'unica cosa che aggiungiamo ancora nella lista desideri è qualche Lego per Frank, perché mi sembra giusto aggiungere qualche Lego per Frank. Un messaggio d'auguri da Giovanni Peli. Buon Natale Belloni, vi aspetto nella mia ridente Colle di Valdelsa per una bistecca tutti insieme. Siete grandi, arriveremo. Colle di? Valdelsa, per una bistecca, per un bisteccone. Cercate dov'è Colle di Valdelsa che ci andiamo a mangiare un bel bisteccone io... con pelo. C'è Poggi Bonsi di fianco. C'è Poggi Bonsi. No. Si Bonsi, Poggi Bonsi. Andiamo Giovannino. Il tagliere di Chitarino. Bellissimo, bellissimo questo. Ma è un sacco artistico, sì, bello. Che figo. Serve per suonare il cibo. Guarda, io spero che siano o dei guanti o delle pile. Ciao raga, ho pensato che da amante delle candele profumate, vedi, allora i regali che io chiedo arrivano a me. Da amante delle candele profumate io sarei stata perfetta per questo regalo. Nel caso dovesse mai andare a Londra, vi offro un caffè. Ma ho dei problemi nel montaggio dei video, perché mi incarti? Video, perché ti incarti e non sai leggere. No, vabbè, ma se vuoi lo rifaccio bene. Rifallo bene, vai. Ho pensato che da amante delle candele profumate io sarei stata perfetta per questo regalo. Nel caso dovesse mai andare a Londra, vi offro un caffè. È che il problema è pieno di errori grammaticali. Sì, perché mi incaglio perché dico aspetta. Ok, va bene. È colpa di Francesca, quindi. È colpa di Francesca. Però grazie mille, Francesca. PS, scrivetemi su Insta se vi arriva chicca-costa. Ma subito che il Frank cerca. Frank, come si dice a Bologna, vuole prullare. Ah, vuole prullare. Vuole sfruttare YouTube per prullare come fanno tutti gli YouTuber. Guarda che ti creo però l'ambiente. L'ambiente per la candela. Ce l'hai? Fatto. Io ti odio. Vai, candela, candela. Guarda, candela. No, 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 Dario. Dario, dove stai andando? Era per creare l'ambiente della candela. Ma quanto è imballata? Oh, è la più grande di tutte. So. Oh, ma che candelone. Ma il caffè è quella? Che candelone. Apriziamola! Questo è... di garofano e funghi. Velvet Woods Bois Soyeux. Signore con barba che cammina nel bosco. Comunque grazie Francesca. Era il regalo che ci serviva. Anche se non c'è una regola, Francesca è unica, Francesca è libera. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, spacco un altro spacchettino. Ma tu devi sapere quello, eh. Per Natale vorrei la foto del vincitore mentre si spupazza questa. Un super abbraccio ai migliori di YouTube Italia. Vi auguro un felice Natale. Da Agnese detta Faber. Ciao Agnese. Ciao Faber. Guarda che Frank non si ricorda chi sia. Ma Frank fa così perché vuole, come si dice a Bologna, prullare. Quindi deve fare finta di non conoscere, così poi la gente gli scrive. Un invito alle ragazze più belle che ci seguono qui su Around the Valley, perché noi siamo predicatori del culto, dell'estetica e di queste cose qui. Scherzo, non è vero. Scrivete a Frank. Ma chi è Agnese? Agnese chi dai, Agnese. No! Una una cacca. Bella! Una cacca colorata. Nelson! Bello! Ah, questo sai cos'era? Cioè, questo qua l'ho messo nella lista perché avevo avuto l'idea di fare che dall'inizio dell'anno tutti quelli che andavano a fare lo segnavano e alla fine dell'anno si vinceva questo per chi aveva fatto più volte. Ma facciamolo, roba. Scusa ma è, vabbè, ho già vinto io. Sì, comunque vince, sì, comunque è tuo, sicuramente è tuo, vai. È mio. Madonna, Frank, ti stai slogando una spada per questa parte. Ma da ridere. Cos'è? Cos'è? No! Cos'è? La fatina dei denti. No! Figata pazzesca! Ma cos'è da te? Ah, ho capito testa cos'è. Che è? Cos'è? Vero. Dai, che so. No! Ma l'inietto? Vabbè, continuiamo con l'unboxing. Dai, forza, forza. Ciao raga, vi adoro. Ciao, e vi seguo da un sacco. Spero di potervi incontrare un giorno, anche se è impossibile perché sempre... abito a Londra. Ma... è sempre lei. È lo stesso fatemi... come Sal. Fatemi sapere se vi arriva su Insta Chicca Costa. Riverenze, sempre lei. Grazie Chicca Costa. No. No.
green screen. No! Sì! Grazie, chicca! Chicca, te lo puoi proprio mettere addosso. Ma è morbido! È un green screen morbidissimo. Ma quando lo volevi? Sai questo cosa puoi fare? Lo puoi usare come coperta a casa, così puoi farti le foto mentre dormi e isolarti dal contesto. Ci sta. Che dici tu? No, ma guarda che questa qua l'abbiamo. Ma so, Spence, sei brutto, te lo posso dire in bolognese? Posso dire che sto sudando tantissimo. Toglietela, infatti, no, basta. No, il gioco è bello quando dura? Tanto. Fuoco, ti do fuoco. Ah, hai paura, essere immondo. Ma posso fare tipo un'apertura di un pacco in POV? Apro qua, guarda, apro questo in POV. Un po' difficile, possibile. Lo dovrei attaccare alla... È per me quella! È per me, sì, perché in un video avevano detto... Aspetta, non è l'unica cosa! Aspetta, c'è ancora! Un led d'accesso! Ce n'è ancora! Un messaggio d'auguri da Federica De Lucia. Valle, non riesco minimamente ad immaginare a cosa possa servirvi una scimmietta di pezza, ma sembra come? Carina, anche se meno di tonno. E non vedo perché non dovrei regalarvela. Bla bla bla. Arriverenze e buon anno da Federica. Grazie Federica. Ma perché grazie. Comunque in un video una va commentato: regalate una scimmietta di pezza a Cesare. Non mi ricordo quale, perché facevo tenerezza in quel video. Ma quello è il led per il bagno. Sì, quello era un led per il bagno. Una cosa inquietantissima. Tu sei inquietante. Vai Nick, scarta quello. Come di me? È per me? Cos'è? Per me? No! Sì! Sì! Cos'è? Sì! No o sì? Non ho capito. No. Ma ragazzi, ma come i guanti? No, non ce n'erano un po' troppo, però. Effettivamente. È sfuggita di mano la situazione pile, ma non è l'unica, bravo. Non è l'unica ad essere sfuggita di mano, ragazzi. È sfuggita di mano anche la situazione guanti. E quello che aveva aperto prima Cesare, che ha detto che avrei dovuto aprire io, non volevo aprirlo ora mentre Nick apriva il suo, però l'ho visto aperto e me lo sono spoilerato di brutto. E cosa sono? Altri guanti. Praticamente sono pile e guanti. Io credo credo di aver sbagliato la quantità. Biglietto? Sono cose veramente pericolose, così da avervi salvato la vita. Un saluto a tutti dal vostro abitante della valle Gianluca. Scommetto che Cesare non riesce a farlo scoppiare gonfiandolo con la bocca. Perché? Finito Gianluca. La vega non ce la faccio più. No, che brutto che sei così. Ho capito, stavo perdendo un polmone. Vabbè, piare uno per con la bocca. Più guanti per tutti. Ma guarda un po', anche queste non vorrei dire, ma mi sa che sono delle pile. Secondo me no, sai. Secondo me sì, sai. Secondo me sì, sai. Aspetta, questi muffin non hanno nulla, no glutine, no lattosi da pasticceria, mi sento offesa. Nelson cerca ancora una moglie, va benissimo chiamare nostro figlio Strudel o Strudelina. Vi adoro, continuate così, Valentina P. Nelson, vuoi fare un figlio con Valentina P? Io sto montando! Ma chiamerete vostro figlio? Ma chiamerete vostro figlio Strudel o Strudelina? Beh, belli. Vedi. E quindi è un preparato per muffin? È un preparato per muffin? Sì. Sono chocolate fit muffin, quindi sono i miei. Non so che cosa dici, Strudelina. Non faccio la vita. Ma perché non aspetti? Perché non aspetti? È terribile. Cos'è? Ti vedo stupito, cos'è? Che cos'è? Vecchio, c'ho la Lambo. No, è la mia Lambo, questa è la mia Lambo, questa l'ho messa io. Per il biglietto. Questa è la mia Lambo, tu non hai capito nulla. No, vecchio. Riverenze Space Valley, un piccolo pensiero per voi. Se possibile passate sul mio Instagram, Damian Work, ho inviato dei messaggi per voi, ho bisogno del vostro aiuto. Volete vi regalo da Damiano, a breve arrivano anche i biscotti. Anche i biscotti, Damiano, grazie mille. E ci hai regalato la Lambo. Tira fuori la Lambo, che Lambo bianca, bella, di classe. Potevo anche scegliere il colore, c'era rosso, verde, bianco. No, Frankie. Ma questo me son bello. Ma sono andato via proprio sul più bello. Ma è andata la Lamborghini. Adesso si fa le gare con i vicini. Poi la Lamborghini. Loro sicuramente hanno il panduzzo. Anche secondo me. Noi siamo più forti noi. Tempo di mettere le pile e poi ve la facciamo vedere. Intanto vai Bic, apri il tuo pacchetto. Cosa è successo? No, tante pile, ma ha quelle rettangolari. No, servono quelle rettangolari per la lampa. No. Magari ci sono, eh. No. Ma se aprissi il circuito e centriamo. No, Frank, aspettiamo di comprarle. Io intanto torno da Bic. Ma aprite i pacchi come se fossero la cosa più resistente al mondo. Ti diverti così. Per la valle più spaziale di sempre. Come userete queste goleador? Oh!
La Lambo non si può attivare, ma signori abbiamo le gole ad oro. Frank è impazzito. Piano, ragazzi, Frank è impazzito. Fermate quell'assassino. Mi ero rotto le balle di gole ad oro alla Coca-Cola. Grande alla frutta. Comunque, Matteo pensa che noi le useremo per i video. In realtà ce le mangiamo e basta. Finissero magari video. Con i waffle o magari con una bella pizza. Comunque siete fantastici, un abbraccio. Grazie Matteo. Con i waffle? Waffle. No, ragazzi, mi è andato in overdose Frankie. Frank, vuoi fare uno space mix? Ma a me quella è la Coca-Cola. Ce l'ha, ultimo pacco, signore, ultimo pacco. Un po' di concentrazione per l'ultimo pacco. Capisco che siete distratti da gole ad oro e Lamborghini. C'è una scatola. Come c'è una scatola? Un'altra scatola dentro? Serve per una puntata. Che cos'è? Fermi tutti. Amici, il buon puntini, così non ve lo spoilerò, non deve mancare mai. Quindi ecco a voi un piccolo pensierino da gustare caldo. Potreste fare un video su Instagram, AdrianRicci99, dove cantate Bohemian Rhapsody. È caffè? Frank, cerca Adrian-Ricci99 che gli cantiamo Bohemian Rhapsody dei Queen. Comunque... già esulti che non è abbiamo... Caffè. È caffè, signori! Nelson è il caffè! Nelson è il caffè! Fa vedere questo caffettino. Vai via! Dai, subito che se lo prende. Adesso cantiamo Bohemian Rhapsody. Mio! No, raga, piano. Mio! Questo praticamente è il salotto delle dipendenze. Guarda, caffè, Lamborghini... Ma basta lanciare con le d'orre! Aspetta, guarda. Ciao Adrian, ci sono arrivate le tue capsule di caffè. Tu ci hai chiesto di cantare Bohemian Rhapsody. Ma noi ti cantiamo. Grazie per le gole ad oro. Ma non è We are the champions. Ma ci vediamo la prossima domenica. Voglio svelare un mistero a tutti. Che cosa c'è dentro una capsula di caffè? Io me lo sono sempre chiesto. La distrutta, fa vedere. Che cavolo vuoi che ci sia? C'è il caffè. C'è il caffè. C'è il caffè. Ma c'è del caffè? C'è il caffè. Io pensavo ci fosse un liquido tipo. No, Nelson, basta, Nelson, basta. Ci vediamo presto, amici. Mettete mi piace se vi è piaciuto. Mettete non mi piace se non vi è piaciuto. No, non mettete non mi piace. Disiscrivetevi. Ma basta!